Sarà sicuramente una lunga discussione, anche perché il tema di per sé ovviamente coinvolge l'intero consiglio comunale, ogni consigliere vorrà presentare proposte, chiedere e intervenire. L'importante è che il bilancio venga approvato così come si presenta, e si presenta come un bilancio di grandi difficoltà, perché in questi giorni ci è capitato di tutto, voglio dire, da una sentenza che ribalta precedenti decisioni della Corte dei Conti a un debito delle partecipate da recuperare ad altre questioni. Ma c'è un dato di sostanza che fa la differenza politica. Noi manteniamo inalterati gli stessi livelli di servizio che abbiamo garantito in un'alta condizione nel 2017. Fatto politico molto importante, per il resto siamo impegnati nelle prossime settimane a porre al governo e al Parlamento un tema che è quello degli enti in difficoltà. Bisogna capire se cominciamo a iscriverlo all'ordine del giorno oppure li lasciamo così come sono. Evidentemente la nostra battaglia già cominciata è perché sia la prima situazione, cioè all'ordine del giorno fra le priorità del Parlamento e del nuovo governo.